fortunata. Non prenderò più un gatto ufficio. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con un bel pacco di regali insieme ai nostri amici. Ho deciso di fare dei regali fotografici estivi, ragazzi, per darvi un po' di idee. Vi ricordate un paio d'anni fa si era fatto un video natalizio? Tutti i regali natalizi, back in the best. Grazie, no, messo tutte le mie foto da... E ora, dato che siamo tornati dal viaggio ai mare, ho deciso di fare un po' di stampe, un po' di regali. Quindi come si fa? Una pesca alla cera? Pesca estrattiva. Diciamo lui come vedo le mancare dei giochini. Oh sì. Che prende il regalo. Beh, tu scegli te quale vuoi prima. Guarda, siamo così. Mi hai regalato il polistirolo. Oh. Allora. Ah. Chiara che nuota olio su tela? È bello, sembra, non sembra di essere in Italia. C'è tutti i palazzi dietro, New York City. New York City, LA, LA. Miami, Detroit. LA. Poi è bello perché hai preso proprio il momento esatto in cui si crea questo tsunami dietro la Chiara. Che si era appena lanciata. Da idea di movimento, mi piace la composizione. È bello anche il materiale, è ruvido. Esplode. Esplode, quindi apro questo. Se riesco ad aprirlo. Ti ricorda la forma? Forma. La sborrassa. No. Così piacevole. Oppure lo attacchi alle chiavi. È un materiale tipo una di bere. Wow. Ragazza fortunata. Bellissimo. È tipo una delle mie foto preferite che hai. Ah sì? Bellissimo. Ah, perfetto. Bella. Prima potrei fare un breakfast con la tua foto preferita. Yes. Cornflakes e foto artistiche. Cornflakes e ovviamente, ragazzi, tutti questi regali l'ho stampati con Sar Digital, il mio sponsor per fare sempre stampe, quindi trovate in descrizione il link se volete anche voi stampare un po' di regali fotografici estivi per i vostri amici. Vai, a te, ragazza fortunata. Cos'è? Ma cos'è? Come te l'hai detto? No, ganso. Oh wow. Non sapevo che Sal facesse anche tutto ciò. E veniva a fare per Natale. Un Christmas a Hawaii. Wow. Dove la metti, Ventu? Sto scrivendo nell'ufficio? Io questo. Non lo so, ma lo vuole il Ventu. Tengo per il presepe dell'anno prossimo. Io che poi devo anche pescare anch'io. C'è più regalo per me. Quando prossimo, veramente. No. Cosa ci sarà qui di più? Aspetta, te lo dico. L'apparenza inganna, eh? Ah, è una serie! Esatto! È un trittico! Ecco il trittico, ragazzi! Ma non combattere! Non è un puzzle! Ma sì! Ma che cazzo! Un trittico dopo ho fatto una serie di scatti in piscina con i flash pop-up in sequenza. Ora può essere così, come cos'ha... Pop-up! Questo è uno spunto, magari anche voi fate una serie di immagini e pop-up! Anch'io voglio un trittico! Il trittico! Lo prenderò di più! Pescami il regalo fortunato. Questo. Quale? Questo. Eccolo. L'ha scelto, l'ha scelto. Il suo. L'ha preso. Vai, apri il regalo. Mi ci siedero su. È un trittico? È un canova? O è un Picasso? Ti sento della pelle? Vera pelle. Qualità. Senti, c'è la vera pelle. È un quadernino. Giro? Ehi! È un mini fotolibro? Esatto. Bello! No, bello! Sì. Vera pelle. La tazza, vacanze veneziane, il tramonto in terrazza, il lancio, le ombre, amore e psiche, relax ninfea, ninfea, double, H&M, ombre 2, New York City, la sirenella va a Venezia. Questo fa parte del trittico? Sì, però non c'è il trittico. Scatto rubato, la ruota della fortuna, iPhone style, iPhone. Let's play with iPhone. Ma che è questo iPhone? Sì. Ma che è questo iPhone? No. Che bella scuola. Ficca il naso, non il padrone. Ficca naso. È ipnotico. Scegli un premio. Cerellino. 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 Vediamo. Allora! Oh, che fortuna è la sua! Oh! Ragazza fortunata! È la mia preferita!
Ragazza fortunata. Il set questo. Il set. Double. Double play. Ragazza fortunata, davvero. No, lo vedi? È bellissimo. C'è il pezzo. Sopra il pezzo. Sì. Ragazza fortunata. Questo stavo messo per creare un effetto profondità, secondo me. Sembra anche secondo me. Sembra 3D, brava. Uno metti, lo metti, sei sempre una ragazza fortunata. Giri. Ultimo regalo. La bomba? Questo è per l'ufficio. Ho capito. Si inserisce. Questa è la base. Si inserisce. Accidenti. Fai vedere. Questo è da ufficio proprio. Questo è da ufficio. Ho scritto capo ufficio. Capo ufficio Chiara Navarro. Impiegato dell'anno. Ok ragazzi, prima di salutarsi voglio spiegarvi come mi sono studiato a livello strategico la stampa di questo progetto fotografico. Quindi numero uno, ho deciso di usare vari prodotti che mi ha messo a disposizione Star Digital, che ormai ragazzi, per chi mi segue da tempo conosce bene tutti i vari fotoquadri, fotolibri eccetera. Quindi ho deciso di fare un piccolo fotolibro, non avevo mai fatto così, sembra quasi un taccuino tipo Moleskine, no? Quindi uno lo porta tascabile, molto carino se vuole fare ad esempio le foto di una vacanza, come sempre di alternare le immagini per non stancare chi guarda il vostro progetto. Quindi qui c'è tutto il progetto completo fatto di varie immagini, sia con la reflex che col cellulare, con l'iPhone, con le stories eccetera, come avete visto nel video dello shooting dove realizzo le foto. Se non l'avete visto pigiate qua sopra per vederlo. Quindi alternare sempre per cercare di non stancare, quindi ad esempio anche se sono le solite due persone nelle foto, però l'ho sempre alternate e non messe in meno possibile per non stancare. Poi altra novità che ho fatto, vabbè questo qui no, già le conoscete, ma il trittico. Quindi questa è un'idea, voglio darvi anche a voi ragazzi, se ad esempio fate una serie di due o tre immagini simili tra loro, potete stamparle insieme e dà vita a un mini progetto fotografico, diciamo un concept. Infatti per queste foto qui ragazzi, ciò che ho fatto innanzitutto è usare il flash pop up per illuminare il soggetto, se non si vedeva nulla perché era completamente buio, e ho sparato al massimo la saturazione in post produzione in modo da risaltare questi colori nella stampa. Quindi il blu della piscina, il viola del costume. Qui c'è qualcuno curioso che vuole vedere un po' di foto. Questo è un nuovo prodotto, non avevo mai provato, che uno può appoggiare e metterlo sulla scrivania, sul comodino, nell'ufficio, come ho detto in vento. E poi questo qui, insomma, per farsi una risata, ho realizzato questi tutto glitterato, parecchio chic. Quindi insomma che sia un po' come ho strutturato a livello strategico le stampe che mi ha messo a disposizione Sardicia. Ho fatto un po' di fotolibri, fotoquadri, stampe, tazze, la Sofia te le portate via. Quindi questo è quanto ragazzi, ovviamente c'è il link qua sotto in descrizione come sempre se volete anche voi stampare le vostre foto estive della vostra vacanza. Noi ora si parte per la montagna, dato insomma mi manca essere wild in mezzo ai boschi, laghi eccetera, e ora si va in Trentino. Mi raccomando, pigia, iscriviti se ancora non sei parte del team wild, pigia qua sopra per vedere il video dello shooting di queste foto che vi ho fatto vedere stampare, e ci siete i prossimi giorni con un nuovo video.